Thank <laughs> you. Andiamo alla Libia. Il business italiano torna a Tripoli? Allora, Tripoli chiama Roma. Il nuovo premier eletto dal foro nusiano invita le aziende italiane a considerare la Libia la loro casa. Asca News eh, riconosce, ricostruisce la storia e lo stato attuale delle relazioni eh, business tra i due paesi. Questo appunto è formiche.net. Ho intenzione di riaprire al più presto gli, agli investitori e alle ditte italiane, ha detto in un'intervista dal Corsera il nuovo premier libico Abdul Hamid Djebeda, qui si dice da Baida in altri... E così via, non so la, la, la pronuncia esatta. Ricordo che comunque eh, questo eh, premier è di misurata. Mm. E è molto importante tenere a mente questo, ricordando come, dalla industria energetica alle infrastrutture, dalla rete elettrica al comparto sanitario, la, Libra, la Libia ha urgente necessità di recuperare i lunghi anni di guerra e spingere il processo di stabilizzazione in corso. Vorrei che gli italiani considerassero la Libia come casa loro e non solo un business, ha detto il Premier, che nel suo primo contatto con un leader occidentale ha ospitato a a Tripoli il ministro degli esteri Luigi Di Maio, accompagnato, guarda caso aggiungo io, da una delegazione di cui faceva parte anche l'amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, a rilevare come dietro l'impegno diplomatico italiano si snodino elementi geostrategici e geoeconomici. La storia degli investimenti italiani recenti in Libia, come ripercorre Aska News in un approfondimento, è ricca e importante. L'agenzia diretta, diretta da Paolo Mazzanti parte da prima della rivoluzione del 2011, quando, secondo i dati del Ministero degli Esteri, operavano in Libia oltre 100 aziende italiane. I settori più presidati sono quelli delle, delle costruzioni, dell'energia, in particolare il petrolio, ovviamente, dell'impiantistica industriale e delle infrastrutture. Quando si parla di Italia in Libia, i nomi che ricorrono sono ENI, appunto che dal 1959 è presente nel paese e opera in joint venture con la National Oil Corporation, la società non ha mai sospeso le sue attività durante i mesi dell'ultimo assalto a Tripoli, tentato dai ribelli dell'est. Poi altre aziende, Augusta Westland, Finmeccanica, cioè che aveva eh, il 50% del capitale di un'azienda che assembla el elicotteri, è ancora la Saipem. Che recentemente si è giudicata l'appalto per la costruzione di un centro tecnico petrolifero a Bengasi. Attenzione, Bengasi è tra l'est e l'ovest eh, della Libia in questo eh, senso, conteso tra le due fazioni, ma in, in questo momento in mano appunto ad, alla fazione occidentale, a Tobruk, a quella di Haftar, e ancora Salini in preghilo, ossia We, we Build con uh, l'Anna Bonatti, Talcementi, Diezman, Ferretti International, Danieli e Sirti e così via. Infrastrutture comunque queste che contribuiranno alla ripresa economica e alla ricostruzione della società. Con Draghi esamineremo quali aziende importanti italiane vorremmo facilitare. Draghi appunto sarà a Tripoli uh, il 6 ap aprile. Uh, con mezzo in, uh, governo. Il Premier libico ha poi rinnovato l'invito dall'Italia a riaprire le rotte, ma su questo fronte resta aperto un altro capitolo che coinvolge imprese italiane, quello del nuovo aeroporto di Tripoli. La gara d'appalto era stata vinta nel 2017 dal consorzio di imprese italiane AENEAS, costituito dalla società di consulenza e progettatrice ingegneristica Q7. Il progetto ha un costo stimato di 79 milioni di euro e prevede la realizzazione di due terminali passeggeri, uno per voli nazionali e uno per voli internazionali, per l'accoglienza di 4,5 milioni di passeggeri all'anno. Da allora si è mosso poco o nulla, anche per via della guerra. Un'altra opera di trasporto che vede la partecipazione di un'azienda italiana è l'aeroporto di Tobruk, nell'est della Libia. La General Work Libia, controllata dall'italiana dall General Work Company, ha avviato a ottobre i lavori per il terminal. Passeggeri. Come vedete, la situazione in Libia per gli italiani è estremamente eh, cambiata. Perché ho detto del Premier eh, che è eh, di misurata? Perché quando è incominciata la penetrazione turca in eh, Libia, un paio d'anni fa, a momenti ci scacciavano. Noi abbiamo un ospedale militare a misurata fino a Appunto all'umiliazione per certi versi, quando sono arrivate truppe eh, per il ricambio di eh, quelle che erano appunto sul suolo libico, eh, hanno chiesto il passaporto ai militari italiani, visto che ovviamente non ce l'avevano, il, il, il C-27 o il C-130 è dovuto tornare indietro in Italia. E molti eh, notabili del posto, ricordiamoci che Misurata eh, è una parte, eh, una minoranza significativa però de, degli abitanti di Misurata sono turcofoni, quindi di etnia turca e eh, durante appunto la mh, parte più sostanziale della penetrazione eh, turca e chiedevano al governo centrale di Sarraci di appunto eh, far eh, mandare via eh, gli italiani di una, di una misurata. Il leader adesso, il premier è di misurata. E vediamo appunto eh, Benghazi, vediamo che comunque incominciano ad esserci buoni rapporti anche con la componente orientale. E in, e in Tobruk anche perché Haftar non ha più eh, come dire, una presa totale eh, sulla parte occidentale della, eh, orientale scusate della e in, e in, in Libia ma cosa è successo beh prima di tutto si sono resi conto che avere eh, la Turchia da una parte e i russi in parte gli egiziani dall'altra non, è, non sono proprie, eh, proprio rose e fiori perché una volta che hanno stabilizzato il fronte adesso incominciano a pretendere, a penetrare a volere ovviamente eh, il proprio tornaconto e personale e gli italiani in questo eh, sono molto più una, una soft vogliono fare affari, vogliono la propria influenza per una, una carità ma eh, non si metterebbero mai a costruire basi militari come fanno i turchi, non si metterebbero mai a, pre, a mettere saldamente i piedi e, eh, anche per lunghi eh, periodi sul suolo eh, nelibico. In più c'è un. In purtroppo più, no, aggiungerei io, purtroppo. La, ma c'è un'altra cosa però da na, na tener conto. No, io parlo di un piede in Libia eh, nel saldo di tipo militare, cioè guarnigioni in Libia permanenti, in, in quel senso lì, ma eh, non ovviamente un piede commerciale in Libia e un piede di influenza e diplomazia, diciamo un soft power, quello sì che, che, che ne, ne, ne ci vorrebbe, però un, la Turchia vorrebbe prendere il posto dell'Italia. Ma la Turchia fortunatamente non è l'Italia. Le capacità industriali, tecniche di produrre infrastrutture dell'Italia sono enormemente superiori a quelle della nana Turchia, ma anche della nana Russia che no, sì, ha un piede da appoggio ma è distante migliaia di chilometri. L'Italia è per modo di dire, a un tiro di schioppo, di, diciamo a un tiro di cannone navale, ci andiamo abbastanza vicino da una, a questo punto di una, eh, eh, una vista. Quindi la Turchia non ha tutte quelle capacità che ha l'Italia. Eh, pensate che se Leni se ne andasse via e anche Saipe improvvisamente dalla Libia, i libici rimarrebbero senza gas per ne, ne cucinare o per i 15-20 giorni, un mese all'anno. Che hanno per il riscaldamento e senza energia perché l'intera rete di gas che copre appunto l'utenza domestica libica è controllata ed è prodotta proprio da leni quindi sotto sotto quatti quatti eh, anche se abbiamo fatto enormi errori in passato eh, perché è grazie a noi se i turchi e i libici sono in questo momento in eh, i turchi scusate i russi sono in questo momento in Libia e riprendiamo a eh, rientrare in Libia per la porta principale ed è assolutamente eh, emblematico il fatto che Draghi nonostante le problematiche che ci siano che ci sono in Italia il 6 aprile a poco più di una, due mesi dal suo insediamento vada proprio in Libia quindi anche da questo punto di vista qua è un cambio di passo sostanziale verso gli inani chiamiamoli così governi precedenti quindi se sono rose fioriranno Ci sono domande? Avete considerazioni da fare? No, io ti vorrei chiedere invece cosa, come, se quello che tu dici è certamente positivo, perché vuol dire che l'Italia ha ancora una sua credibilità, eh, se non suo diciamo malgrado, diciamo. Il suo malgrado. Eh, cosa effettivamente può essere un obiettivo perseguibile in termini di riduzione di presenza sia turca sia anche russa? Ma quello che si vede è che il cambio di presidenza dà comunque solamente per il cambio di presidenza delle, degli stravolgimenti, anche dei cambiamenti nella politica mediterranea, perché sicuramente Biden, nel bene e nel male, per carità, sarà molto più interventista di Trump, quindi non lascerà il Mediterraneo a se stesso, quindi, comunque eh, ci sarà un appoggio alle politiche eh, italiane se saranno pro propositive, e viceversa. Da Obama in poi, eh, gli Stati Uniti si sono disinteressati dal Mediterraneo. Se non ci fosse stato questo disinteresse, probabilmente Obama, il, il lui stesso ha detto che è stato il più grosso sbaglio in politica estera che abbia fatto, oltre comunque a quelli in eh, Siria, e non avrebbe mai dato l'avallo per eh, l'invasione della Libia da parte degli inglesi e dei nei, nei, francesi, che a loro volta hanno trascinato anche noi. Qui c'è un cambio di eh, passo. La, guarda caso, la Turchia adesso... È tornata più miti e consigli. Potrebbe essere semplicemente un qualcosa di tattico, eh, quindi eh, non, eh, io non mi fido della eh, Turchia ancora. E quindi un eh, fare buon viso a cattiva sorte in questo momento. Ma so, sono tornati, <coughs> scusate, con la Grecia al tavolo delle trattative hanno una politica meno eh, aggressiva e comunque la presenza anche in Libia sem sembra molto più una discreta anche comunque perché è ormai si incomincia lo stesso governo libico incomincia a vederla come ingombrante per cui io penso che in ogni caso eh, nel Mediterraneo ci potrebbe essere un cambio di ne, 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 ne direzione però non sappiamo in che senso perché ci potrebbero essere comunque delle resistenze e comunque eh, come dire eh, dei fatti imprevisti l'egitto Le, è uno di questi fatti il suo governo malgrado sia estremamente vessatorio nella, nella popolazione ma perché lo è perché comunque è un governo in questo momento non sicuro, debole, che, la cui situazione potrebbe precipitare da un, da un, da un momento all'altro. C'è il problema dell'Arabia Saudita, degli Emirati e così via, il problema della, della presenza russa e turca in eh, Siria. Quindi abbiamo comunque una, una situazione sfaccettata, per cui un, eh, una, un, un teatro automaticamente influenza un teatro mediterraneo. Automaticamente influenza anche gli altri teatri. In com comunque in, in Libia in questo momento abbiamo una situazione dal punto di vista militare di stallo, perché eh, i russi si sono rinforzati nelle parti di in, in Benghazi e nell'oasi di Al-Jufra, dove appunto hanno creato una vera e propria fortezza, i turchi si sono rafforzati nella parte occidentale eh, però incomincerà lo sfruttamento militare di una, queste basi, non, non dimentichiamo che se anche sono mercenari ci sono comunque eh, 18 circa credo, eh, aerei da combattimento russi nella base di al E tu dici che con la nuova amministrazione verrà tollerata anche questa presenza russa in Libia? Mm, sicuramente no. Eh, probabilmente comunque saranno fatti passi eh, indiretti per comunque limitarla. Del resto, la Russia non, ne non ha nemmeno la possibilità eh, di eh, mantenerla senza perlomeno la neutralità di altri attori regionali come lo stesso la stessa, il governo libico, eh, le in Egitto e così via. Non dimentichiamo che nelle condizioni di armistizio e di creazione del nuovo Stato federale libico, eh, una delle condizioni era che le truppe straniere eh, dovessero abbandonare entro po pochi mesi eh, il suolo libico. Non è ancora stato fatto. Ma eh, comunque eh, è una delle precondizioni di una pace, quindi speriamo che prima o dopo avverrà questo.